Benvenuti! Siete numerosissimi, sono felice di essere qui con voi. Forse per alcuni di voi è la prima volta al cimitero monumentale. Lo è stato anche per me una decina di anni fa. Io sono capitata quasi per caso al Verano, perché cercavo la data di nascita di una doppiatrice. Stavo scrivendo un libro sull'arte delle attrici e in particolare mi occupavo di Marilyn Monroe. Ad un certo punto non riuscivo a trovare la data di nascita di Rosetta Calavetta, che era la sua principale doppiatrice. Allora un attore, Elio Pandolfi, mi ha detto: perché non vieni con me al Verano dove è sepolta la Calavetta? E io sono rimasta stupefatta perché non avevo mai messo piede al Verano, nonostante abitassi a Roma da molto tempo, e ho scoperto lì dentro, passeggiando al Verano con lui, un mondo meraviglioso, un autentico museo all'aria aperta. Passeggiando con una guida era bellissimo perché era come se coltivare gli antenati potessi sentirmi più ricca dentro. Allora ho proposto alla RAI di fare delle passeggiate nei cimiteri monumentali con delle guide eccellenti. Quando ho finito di fare queste passeggiate, quando ho finito questi documentari, sono voluta ritornare nei cimiteri perché mi sono accorta che i cimiteri monumentali, soprattutto quelli milanesi e soprattutto quelli del nord dell'Italia, perché a Roma non è così, erano pieni di queste statue, cioè statue di donne ignude, bellissime, al loro agio nei sepolcri. Allora mi sono chiesta: ma come mai? Come mai questo fenomeno? E ho cercato di indugiare, ho cercato di scoprire il motivo. E uno degli argomenti di questo libro è proprio l'erotico abbandono, che mi ha poi suggerito un'installazione, e quindi io sono andata in giro per cimiteri a fotografare queste statue, le ho stampate su delle lenzuole e le ho proposte nelle chiese. Dunque, avrei bisogno per una frase di Marco. Dov'è Marco? Eccolo qua. Perché è una frase milanese, quindi ti pregherei di aiutarmi per fartela leggere. Allora, se alla fine dell'Ottocento a Milano per ottenere un rilievo sociale bisognava avere nell'ordine un palco alla Scala, un tavolo al Biffi e un posto al Monumentale, poco meno di 100 anni dopo, gran segno di benessere per un milanese era, come scrisse Camilla Cederna, vai. Fa una taverna sotto e riuscire a comprare una tomba monumentale in zona centro. Cioè farsi una taverna sotterranea e riuscire a comprarsi una tomba monumentale in zona centro. Dall'entrata del cimitero, superando il famedio, accanto all'emiciclo sulla sinistra, si incontra il monumento più alto del cimitero, quasi 30 metri per un insieme di colonne monolitiche e figure allegoriche in granito bianco di Montorfano e marmo di Carrara. Ferdinando Bocconi, partito da un negozietto di stoffe per poi inventare la Rinascente, lo fece erigere in memoria del fratello Luigi. Deceduto durante la guerra di Etiopia, gli intitolò anche la prima università commerciale d'Italia, da lui istituita a Milano nel 1902. Le edicole hanno nomi riconoscibilissimi: Pirelli, Sonzogno, Feltrinelli, Erba, Mondadori, Epli, Motta, e gli stili bizantini, greci, egizi, rinascimentali, neoromanici si intrecciano con le storie di queste famiglie. Ma è una visione che sembra essere riservata piuttosto a un pubblico adulto, ad ammaliare. Ci sono dame e fanciulle qui al Monumentale di Milano, le cui nudità sono esposte in pose di erotico abbandono, ignude e bellissime, perfettamente a loro agio nei letti di morte. Così, dalla parte opposta al monumento Bocconi, al riparto quinto, richiama l'attenzione dei visitatori una ragazza esile. Sotto i suoi seni acerbi è posato un crocifisso.
le braccia nude, magre, adagiate con cura, le labbra carnose e dischiuse, i capelli lunghi e lisci, il capo e la schiena su due grandi e gonfi cuscini, il resto del corpo protetto da una coperta drappeggiata che avvolge il letto. Le palpebre sono pesanti, forse dorme, pare respirare, forse sogna. Si chiama Isabella Airoldi. È proprio lei nelle sue sembianze reali. Ha compiuto 24 anni. È il 1890. Al cimitero una donna che giace così bella e così scandalosa non s'era mai vista. L'ha realizzata un maestro insigne dell'Accademia di Brera, Enrico Butti, 1847-1932, per il barone Gianluigi Casati, il vedovo. L'opera in bronzo rimarrà nella storia non solo per la fattura artistica, ma anche perché per la prima volta si metteva in scena una concezione nuova del trapasso. È l'idea della morte dolce. Una schiera di angeli dietro Isabella, in un basso rilievo proto-liberty, sono pronti a spiccare il volo insieme a lei. Morta di parto, a Vigiù, terra di Marmorini, dove era nato lo scultore, si conserva nella gipsoteca il gesso originale dell'opera, che venne esposto alla Triennale di Brera e fece guadagnare al Butti il prestigiosissimo premio Principe Umberto. Ma arrivarono anche molte critiche, proprio per quei piccoli segni scoperti. Tuttavia la fama superò le riserve e piombarono numerose altre commissioni ed Enrico Butti finì con il suo monumento funebre sulla copertina di Illustrazione Italiana. Ve ne volevo fare una copia omaggio a tutti perché è una copertina molto bella. È l'8 novembre 1891 e la prima pagina è una gravure tratta da una foto di Treves, dove campeggia al centro Isabella che giace nel suo letto di morte, a sinistra pare ridere sotto i baffi il Butti in bombetta e mani in tasca. Dall'altra parte la famiglia e il barone, quando toccherà a lui, cioè al barone, si riserverà un medaglione in bronzo che è qui di fianco al giaciglio domestico della sua splendida Isabella. Già che in quella scena indicava una morte compiutasi tra le mura di casa. Maria, invece, è un'altra statua che non è molto distante da qui, giace nel riparto nono, al numero 347. Nulla di certo si sa di lei, ma tutti vengono a visitarla. Al Monumentale di Milano la chiamano la fidanzatina. Il suo nome è Maria Beruccini, adesso sto parlando di un'altra statua che è poco distante da qui. Poi se volete, se non avete altri gruppi, magari vi ci porto pure. A 26 anni è scesa tra gli extraterreni, sdraiata morbidamente, se ne sta con le braccia spalancate, i seni aperti e le gambe e un panno che assume le forme del corpo e sfiora la parte intima. La sua epigrafe quasi nascosta è alquanto enigmatica, l'epigrafe di Maria, e dice: non dire ad alcuno perché sono morta. Scolpita in marmo di Carrara, Piero da Verona, fratello dello scrittore che già nel 1913, anno della scomparsa di Maria, aveva pubblicato romanzi scandalosi e di grande tiratura. Dedizione è il titolo della scultura. Dedizione significa azione del dedicarsi completamente e spontaneamente a una persona o a una cosa. Si dice lo amava con assoluta dedizione. La posa di questa donna, che non ha lasciato traccia in nessun archivio, riconduce a un immaginario audace che inizia a quei tempi con le fotografie e arriva ai nostri giorni con i film e i fumetti. C'è dunque malizia nella posa con la schiena leggermente ritorta di Maria, simile a quella di Natalia de Gulbeuf, amante matta della più mattezza slava che D'Annunzio immortalava con i seni all'aria, o nei nostri occhi che la guardano. Quelle nudità al cimitero, nonostante qualche critica, talvolta qualche censura, rimozione o richiesta di un drappeggio per coprire una parte del corpo, non erano affatto fuori luogo. Borghesi e nobili che programmavano qui dentro, al Monumentale di Milano, la propria immortalità, facendo erigere le statue erotiche più curiose
e significative della fattura italiana vivificavano la storia della scultura moderna. Non è un caso che gli scultori, quando azzeccavano un monumento funebre, potevano anche aspettarsi la monumentalizzazione di una piazza. Inoltre, quei gessi o bronzi di opere d'arte erotico-funeraria partecipavano alla Biennale di Venezia o alla Triennale di Brera o all'Esposizione di Torino, conquistando premi. E così, in quelle posture del corpo, si può leggere il senso che in quell'epoca si dava all'esperienza patemica della morte, il bisogno costruttivo di relazione con la vita nell'aldilà. Le donne ignude diventavano soggetto prediletto dell'arte per immaginare un'idea non violenta, non drammatica, ma inattesa e pacificata della morte, un'idea soggettiva e interiorizzata che rinvia a una realtà altra. C'è un punto di rosso, il rosso lacca, che per noi occidentali evoca una certa idea di bellezza, forse legata al lontano oriente, e anche di mistero, forse per l'uso della cera nei sigilli delle lettere. Ed è proprio per quella sfumatura di rosso che Gaia Olenti, la nostra guida, ha temuto di provocare un incidente diplomatico. A Tokyo, l'architetto e designer ha progettato un edificio di 12 piani, il nuovo Istituto Italiano di Cultura, tutto acciaio, vetro e finestre rosso lacca. Un colore scelto come omaggio rispettoso alla tradizione della lacca nipponica e dei templi locali. Qualcuno invece da quelle parti, nel quartiere di Chioda, pieno di verde e di ciliegi, l'ha trovato incompatibile con la sensibilità giapponese perché turberebbe psicologicamente la vita quotidiana e ha scatenato un putiferio. Pare che nelle aziende giapponesi le toilette dei dipendenti siano di colore rosso per ridurre i tempi di seduta, perché, cosa nota, quel colore accelera il battito cardiaco. Tutta questa premessa per dire che i parametri del bello sono labili. Chissà cosa pensano allora le orde di turisti giapponesi che vengono scaricati qui al Cimitero Monumentale di Milano di fronte a questo allestimento museale. Anche il significato della morte per i giapponesi è diverso. Quel palazzo progettato dalla nostra guida Gaia Olenti sorge su un terreno che il barone Taraku Mitsui donò al governo italiano nel 1939 in seguito al suicidio di sua figlia per un amore non corrisposto verso un uomo italiano. Una lapide campeggia nel giardino dell'istituto, messa lì per quel tragico evento all'epoca dell'accaduto, e io l'ho potuta vedere e filmare questa lapide. Per noi è inconcepibile tanta generosità verso chi ha portato al suicidio una nostra cara. Il suicidio per i giapponesi, infatti, non è uno scandalo, anche la sciagura è vissuta con dignità. Continuiamo a stupirci noi occidentali davanti alla compostezza dei giapponesi di fronte al cataclisma. Ci precipitiamo nell'area di Ponente, qui dove siamo in questo momento, a cercare la statua più bella del cimitero, al reparto secondo. È la tomba del commendator Paolo Chinelli. Il suo sepolcro, una forma sospesa nel tempo e nello spazio, ci ammalia, una struttura architettonica in graniti diversi, sui toni del bianco e del grigio, accoglie un angelo, una scultura in ceramica smaltata a gran fuoco, nei colori cangianti del celeste, blu, oro e bianco. Fa da sfondo alla sagoma con le ali che poggia su un montante in bronzo, una quinta in granito con incisi i simboli resi geometrici dalla passione di Cristo. Li vedete qui davanti a voi. Architetto Olenti, una volta lei ha detto:
ho ritegno a parlare di bellezza, è una cosa molto segreta, perché la bellezza non è di tutti. Io credo che ognuno di noi riceva la bellezza in maniera diversa e quindi è una cosa intima, come d'altra parte sono sicura che questo angelo, che a me piace molto, a molte persone non piace. Negherebbe dunque la sua bellezza? No! Qui c'è un vero artista con una vera scultura, Lucio Fontana. È un angelo di un dinamismo molto forte, perché è anche ripreso di fianco, se vi mettete di fianco. Vuol dire che è concepito per essere visto anche lateralmente e c'è questa, si dice, energia. Quello che però colpisce è che è senza testa. Senza testa che cosa vuol dire? Che la raffigurazione della testa dell'angelo è impossibile, anche per un grande artista come Lucio Fontana. Ma lei ci crede agli angeli? Io no. Chiedo allora a Gaio Lenti come ultima domanda. Signore Aulenti, esiste un regno dove buongiorno vuol dire veramente buongiorno? È l'angelo in ceramica di Lucio Fontana. Gaio Lenti è scesa dagli extraterreni il 31 ottobre 2012. Grazie a tutti. grazie di aver avuto questa pazienza e di aver resistito a questa lettura in cui ho dovuto urlare praticamente. No, ho preso il biglietto della mostra di ieri. Non era niente di che. Il suo libro è in vendita dove? Allora, il mio libro esce, c'è qualcuno della casa editrice? Esce alla fine di questo mese. Alla fine di questo mese. È la prima volta che io vengo qui. Io sono a Milano da mezzo secolo e devo dire che sono esterrefatta. Intanto mi ricordo la storia dell'architettura. Fu costruito il Monumentale da questo architetto Maciacchini, ma insieme a Milano, verso la fine dell'Ottocento, si costruì la Galleria Vittorio Emanuele, la nuova Piazza del Duomo, la stazione, e questo cimitero fu voluto in una maniera anche molto, diciamo, avanzata, nel senso che per esempio sono destinate delle aree anche agli acattolici e agli ebrei. Quindi ad altre quindi, regioni. Ecco, un momento dove la Milano dell'alta borghesia produceva i servizi, tra virgolette, più innovatori rispetto alla vecchia città. Ma qui quello che stupisce è la continuità di come l'alta borghesia si rappresenta. Per chi viene la prima volta, devo dire che è... Le mette soggezione? Mi mette, come dire, paura, perché è una fiera delle vanità. Cioè, ognuno, ogni famiglia, le grandi famiglie, quello che hanno fatto Milano, si rappresenta nella maniera più conformista, in fondo. Attraverso la decorazione, attraverso il rifiuto della contemporaneità, ma la ripresa dei motivi dell'architettura del passato, rivisti, rimpastati, è impressionante. Quando dico furto è perché c'è, non mi ricordo adesso quale grande autore, ha detto che sono solo tre le forme di rapporti tra le persone. Uno è il dono. Sì. Io do una cosa a te, ma perché pretendo qualche cosa. La seconda è il furto, quindi io prendo una cosa a te. E il terzo è lo scambio, che è l'unica forma di civiltà straordinaria.
ai caduti nei campi di sterminio nazisti. Ecco, questo per me è l'unico monumento veramente monumentale che esiste in tutto il cimitero. Fu fatto dal gruppo del BBPR, Banfi, Peressuti, Belgioioso e Rogers. Rogers è stato il mio maestro. Ernesto questo, Nathan Rogers. Esatto, e questo gruppo, sia Banfi che Belgioioso, andarono a Mauthausen e Ernesto Rogers dovette scappare in Svizzera perché è ebreo. Al ritorno, 1949, Banfi non tornò, ma loro fecero questo monumento a tutti i caduti che sono qui nominati in questa aiola. Fuori dalla retorica, fuori dagli stili, un segno monumentale.